Ciao, bentornati sul canale. Io sono Anna Lucia, sono una specializzanda e una tirocinante in tribunale ex 73 ed in questo canale trovi un sacco di video utili per la tua preparazione in diritto, per i tuoi esami quindi, ma anche per il tuo percorso universitario e anche per cosa capire cosa fare dopo la laurea. E in questo video tu ripeterai, io ti farò semplicemente le domande. Siccome è un format che ha avuto molto successo per quanto riguarda diritto privato, ho deciso di riproporlo anche per altre materie. Su questo canale trovi già le domande per diritto amministrativo e per diritto penale. Un sacco di domande per diritto privato, veramente un sacco di domande per diritto privato. E quindi è giunto il momento di fare le domande di diritto commerciale. Sei pronto? Adesso lo vedremo insieme. Prima però ti lascio i miei riferimenti qui, mi trovi su Instagram e mi trovi anche su Facebook, dove abbiamo una community di più di 1500 persone in cui ci diamo consigli utili su come preparare gli esami, su cosa fare dopo la laurea. Detto ciò, direi che possiamo iniziare. In questo modo, io ti farò una domanda e sarai al momento in cui ti faccio la domanda, sarai tu a dover stoppare il video per andare avanti, per provare a rispondere. Non farti problemi se non sai una domanda, nel senso, fateli, ma cerca di valutare con criticità, perché io non conosco il tuo percorso di studi, non conosco il tipo di esame, se hai un orale, se hai delle crocette, se è un concorso, se ecco, quindi non lo so. Quindi prendi queste domande con le pinze, ovviamente. Sono domande inerenti all'argomento, perché l'argomento è quello, però cerca di valutare te stesso come ti approcci, cerca di valutare te stesso in senso critico, costruttivo, ecco. Detto ciò, direi che possiamo iniziare. Iniziamo dal conflitto di interesse degli amministratori. Cosa sono le cooperative a mutualità prevalente? Atti di concorrenza sleale. Differenza riguardo la responsabilità, la disciplina della responsabilità per i soci delle società in accomandita semplice e delle società in accomandita per azioni. La riduzione del capitale sociale per perdite. Morte del socio nelle SPA. Diritto di recesso nelle SPA e nelle SRL. Responsabilità degli amministratori nelle SPA. Azione sociale di responsabilità. Parlami del collegio sindacale. Quali sono i poteri dell'assemblea nelle SPA? Come si costituisce una SPA? Parlami del trasferimento d'azienda. Che cosa sono i patti parasociali? Quali sono le cause di scioglimento dell'assemblea? Quali poteri ha il consiglio di sorveglianza? Finanziamento da parte dei soci nelle SRL. Parlami dei gruppi di società. È possibile conferire beni in natura nelle SPA? Parlami dell'azienda. Parlami dell'aumento reale di capitale sociale. Chi è l'istitore? Che poteri ha? E l'imprenditore agricolo? E il piccolo imprenditore? Che cosa sono le società unipersonali? E cosa sai dirmi in materia di circolazione di azioni? Bene, il video è finito qui. Se sei riuscito a rispondere alle tue domande, tanto di cappello. Fammi sapere com'è andata, se ti senti pronto o meno. Non erano tantissime domande, me ne rendo conto, però volevo innanzitutto capire se questa modalità, anche per voi che studiate diritto commerciale, può risultare utile. Fatemelo sapere con un commento qui sotto, condividi il video se è stato utile a te, magari potrà essere utile a qualcun altro, e noi ci vediamo nel prossimo ripasso, dove invece faremo un ripasso di diritto del lavoro, a quelle domande. Sapete che io ho diritto al lavoro, però bisogna saperlo, e quindi facciamo sto ripasso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!